Ciao a tutti, sono Chiesandrama e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo qui con un sito veloce veloce su World of Tank. E quest'oggi faremo una partita con il Churchill 1. Con queste caratteristiche: cannone, ultimo livello, radio ultimo livello, motore ultimo livello e cingoli ultimo livello. Iniziamo. Ok, questa partita sembra abbastanza equilibrata per quello che può essere per noi, cioè noi siamo abbastanza avvantaggiati, dato che combattiamo anche contro un M3 Stuart nemico, che è soltanto lo spotter, e combattiamo contro qualche livello 3 e 4, e poi tutti i livelli 5. Il BDR G1B, che abbiamo come carro nemico, è un carro che ha un bel cannone, ma è molto dai lati è molto facile penetrarlo, e anche davanti. Invece poi abbiamo il KV-1S, che è, dov'è? Che è questo carro qua, ci abbiamo pure con il nemico. Giustamente, se premete R, anche se voi non toccate la tastiera, andate avanti. Se premete invece F, ora allentate questo, vedete qua in basso, ora allentate o andate indietro la marcia. KV-1S è la variante del KV-1. Carro abbastanza potente e molto veloce rispetto agli altri corazzati pesanti, soltanto che ha qualche pecca, cioè ha che cosa posso dire? Non posso dire. Ha un come dirlo? Ha meno armatura logicamente del KV-1. Vediamoci un attimo. Bene, su World of Tank non cambia niente se voi fate le kill oppure le fanno gli altri, l'importante è che voi fate danno. Se voi allocate del danno al nemico, se voi allocate del danno al nemico, vi lo conta lo stesso come exp. Ragazzi, un attimo, ripariamo subito il cingolo perché sennò qui ci ammazzano. Ecco, KG1B, vedete, l'ho penetrato con un colpo. Però pure lui mi ha appena dato un colpo, quindi sparo al cingolo. E ho fatto una cazzata. Mi ha dato 250. Ok, torniamo subito indietro, mettiamoci al cimo con la kill. Cerchiamo di metterci al riparo. Bene, F7 per chiamare aiuto. Noi ci andiamo da questa parte, anche se questa partita mi sa che per noi è finita. Ha visto? No. Anche se è un livello 3. Però forse possiamo. Riusciamo. Quello è il nostro. E così, ragazzi, a me piacciono tanto i corazzati pesanti, perché potete andare nel mezzo della battaglia e nessuno, e quasi nessuno vi può dire qualcosa, se non i cacciacarri. Nostro. Anche se alla fine il contatore di kill è non come vi ho detto, non cambia niente. Ok, ha sparato. Posso fare così e fare la kill. Ok, di là vediamo un M4, andiamo subito a tentare di spottarlo. Vedete, è l'ultimo del team, sì ragazzi, perché logicamente ci stanno 15 carri per nemico, cioè per squadra. Ora mi sa che quell'M4 ci conviene fare il giro da questa parte. I need the kill. Sorry bro, I try to kill him. Forse. Non so se ho detto giusto, ma vabbè. Intanto quello gli ha fa quel. Come si chiama? No, sta dietro, quindi non lo riusciamo a vedere. Quindi alla fine ci fermiamo qua. Tanto alla fine stanno arrivando lì i corazzati medi, che sono molto più veloci di noi. E niente, ora vedo se devi fare un'altra partita con questo carro, sempre. Non si vede, vero? No, vabbè, l'hanno distrutto. Non so se fare un'altra partita con questo carro.
o farlo con un cacciacarri. Questa dovrebbe essere anche la prima vittoria del giorno. Ok. Ah, in questo momento ci sono pure le missioni attive, quindi GG. La missione era... Vabbè, ci ha dato 25.000. La missione questa qua era... Distrugge un veicolo nemico da una distanza fino ai 100 metri e provoca almeno 1.000 di danno. Noi, se vedete... Dettagli. A parte ho ricevuto la maestria di primo, che è la prima volta che lo ottengo. La maestria di prima classe. Mietitore, il soggetto si può dire 3 più veicoli nemici con un solo proiettile. Ah, con un solo proiettile ciascuno, bene. Lottatore, distrugge 4-5 veicoli nemici in una battaglia. Distrugge almeno 2 veicoli nemici che hanno danneggiato il tuo veicolo in battaglia, duellante. E sparare per uccidere causa più danni dei tuoi punti di integrità dei veicoli nemici. Abbiamo preso in totale 15.000, poi ci sono le ricompense delle missioni e sto per arrivare a 900.000. Ai 900.000 mi comprerò il Churchill 7 e lo andiamo a provare per la prima volta. Tanto qui c'è il T28 che ha fatto kamikaze. Ha distrutto il veicolo nemico speronandolo. E cosa volevo farvi vedere? Ah, sì, il danno da più di 100 metri, danno bloccato dalla corazza che... Per questo vi ho detto che è molto importante, cioè a me mi piace buttarmi nella battaglia. Ora, non so se fare un'altra battaglia con, sempre col Churchill 1, dato che mi piace, o con l'Hetzer, o con l'M16, l'M18, perché no? Boh, vediamo. Intanto faccio con l'M18 in caso non ci sono, dura meno di 15 minuti, faccio l'altro, l'Hetzer. Poi come carro nel... bene, contro gli 8. Questa partita la perderemo malamente, cioè almeno noi moriremo subito. Vedete, siamo contro gli 8. E se c'è un carro che mi fa abbastanza paura è il Lowe. Ragazzi, è un cannone spropositato. Dopo se riesco vi faccio vedere anche solo dalla base. Scusate se faccio così perché ho appena mangiato e quindi mi... Per fare dell'ultimo, vabbè. Noi siamo di livello 6 mentre i nemici sono di livello 8, quindi mi sa che questa partita la perdiamo malamente. Non so da che parte andare, a sinistra o a destra. Vabbè, andiamo a sinistra. Anche se tutti gli S... andiamo a sinistra, moriremo malamente. Aia. Per favore, seguimi. Bene. Ah, si indica. Allora, se guardate un nemico, raga, un alleato, per esempio un Z, ci sono i tasti. Ovviamente con i vari tasti ci sono i vari tasti rapidi, e quello che devo fare. Oppure se guardate così da nessuna parte ci sono i vari tasti. Attaccare, non c'è un tasto rapido, dovete farlo voi manualmente. Ok, ragazzi. Ora, questo è un punto abbastanza brutto per noi, perché i nemici possono arrivare da quella parte e vederci. Come arrivano sicuramente da quest'altra parte. Ora noi ci andiamo a camperare qua dietro, perché i cacciacarri, a differenza dei corazzati pesanti, si camperano. Camperare addirittura qua. No, troppo. Qui c'è un T37. Ah, se voi andate in impostazioni, abilita, no, attiva caratteristiche le stesse della minimappa, mettete premendo Alt. O sempre, se mettete premendo Alt vi comparirà i nomi nella minimappa. Invece se mettete sempre vedete sempre i nomi dei carri. Adesso sto cercando di fare una cosa. E via. Bella. Brutto. Vabbè, quello era un corazzato leggero. S, non riuscirò mai a penetrare la sua armatura. Intanto sparo. Invece vediamo un Cromwell e un AMX 1375. L'AMX 1375 è di livello 7, mentre invece il Cromwell è di livello 6. Dato che qui la situazione è abbastanza in stallo, anzi
no, ragazzi, ci fanno fuori, ci fanno fuori. Siamo morti, perché ha ceduto la nostra difesa. Tanto ora morirà quel, pure quella E25. Ma più che altro non è colpa nostra, ma è il fatto è che tutti gli alleati se ne sono andati da questa parte e stanno pure perdendo. Quindi, sì, non è una partita molto bella. Tanto l'hanno buttato giù quella 25, lo vediamo subito. Poveretto. Bene. Quittiamo da questa partita e vedo un attimo in quanto stiamo. Penso che sì, ancora siamo 6 minuti, penso. 19.000 frame, sì, manco 10 minuti. Quindi andiamo con Letzer. Cacciacarri, tedesco, livello 4 con... col cannone semimovibile. Semimovibile perché, come vedete, il cacciacarri... Guarda un attimo. Vabbè, loro già stanno in questo momento, mentre io lecco questo, loro stanno leccando Minecraft. Io in quell'episodio non ci sarò, quindi... Per farvi capire, questo lo pubblicherò oggi. Oggi stesso, il 21 gennaio. Quello... si pubblicherà non so quando, quindi per farvi capire ve lo dico adesso, così che dopo saprete quanto ci vuole tra per farvi cercare. Bene. Allora, siamo con una partita abbastanza equilibrata per noi, dato che siamo in livello 4 contro 3 livelli 5, di cui lo Stug 3G. Lo Stug 3G dovrebbe essere una nostra evoluzione, mentre invece io ho fatto un errore nel mio profilo. Intanto chiamiamo aiuto perché se ne stanno andando tutti là. 3. Prego, almeno tu seguici. Quando? No, si sta camperato. Bene, perderemo malamente questo fianco. E... per cercare di perdere il meno possibile, dato che lì sta già c'è un M3 lì, dobbiamo starci abbastanza camperati. Ora, dato che non ci sono corazzati né pesanti né medi, io mi inclino il più possibile il cannone, in modo tale che io posso sparare, in modo tale che se mi arriva un colpo, in teoria dovrebbe rimbalzare, perché sono messo abbastanza. Tanto quel T-82 è morto, vabbè, contro il Lox. Ok. Anziamo con questo suo 85D. Letzer, da quello che ho potuto vedere, è un carro molto bello, con un'armatura davanti che è buona, non un DV2. Vabbè, forse lo fa fuori. Al tempo cerco di pensare a quelle metri lì. Sì. Vedete, l'armatura non è stata penetrata, però ci ammazzano lo stesso. Ci hanno sparato in 50, però voglio fare fuori quella. Sì, perché tutti quanti se ne sono andati da questa parte. Molto fortunati. Vabbè, torniamo all'officina. Imboscata completata. La missione imboscata. I combattimenti hanno completato le condizioni secondarie. Ok, ragazzi, proviamolo subito. Io non vedevo l'ora di raggiungere i 900.000, perché è molto, molto bello questo carro, però non ci arrivo con i soldi. Non vendo il Churchill 1 perché ho troppi ricordi. c'ho troppi ricordi col Churchill 1, quindi acquistiamo un Churchill 7. Boom. Allora, come prima cosa che voglio fare è... per esempio, vendermi questo carro che non lo uso, perché mi servono un po' di soldi. Ok, vendiamo questo carro. Vedete ragazzi, se noi andiamo nelle ricerche, vediamo che qui alcuni cannoni sono già sbloccati, tipo questo qua. Per evitare che noi dobbiamo ricomprare 50.000, basta che andiamo sul Churchill 1. Ci compriamo il cannone più scrauso che c'è. Questo qua, va bene, che costa 6.000.
Andiamo sul Churchill 3, 7, e lo montiamo. Tutto fatto, ragazzi. Basta, siamo così, abbiamo montato, abbiamo il nostro bel cannone con le varie munizioni. Ora, le munizioni le voglio comprare, quelle speciali, così. Devo diminuire quelle esplosive, perché tanto quelle esplosive non le uso. Le tengo in ogni caso, ma non le uso. Ok, accetta. Non scordiamoci di mettere il kit di riparazione piccolo, kit pronto soccorso piccolo, e estintore manuale. Tè e pudding. Vabbè, ragazzi, non ci serve questa cosa. Ripara automaticamente, rifornisce automaticamente. Accetta. Ok. Ci rimangono 11.000 e inoltre vediamo cosa abbiamo disbloccato in questo carro. La radio non è la stessa. Il motore costa 11. Lo possiamo prendere, lo prendiamo subito, dato che già il carro è lento. Poi se possiamo comprare il motore, meglio, ben venga. Poi facciamo tasto destro. No, scusate, questo è su monta. Tasto destro vendita al magazzino. I cannoni o cose che abbiamo già comprato e che non ci interessa. Possiamo già comprare e lo faccio subito la radio. La radio è molto importante, ragazzi, perché possiamo capire dove il nemico è. Intanto qui devo rifornire. No. Ok, accetto. E facciamoci subito una partita con questo Churchill 7. Prima partita e siamo anche abbastanza fortunati. Il Churchill 7 in teoria è più lento del Churchill 3. Dato che ora ha anche le a differenza del Churchill 3, ha anche le corazze ai lati sui cingoli. Quindi è più difficile che si rompano i cingoli. Però alla fine del resto è molto, possiamo dire, uguale al Churchill 1. Il Churchill 7 è molto uguale al Churchill 1. Anzi, uguale secondo me. E invece. Sì, vediamo che siamo agli unici livelli 6 insieme all'Hellcat e al suo 8. L'Hellcat in teoria si fa abbastanza kill. Io dovrei farmene anche. Però in questa qua non so dove devo andare. Non c'è una città. Sì, c'è la. Madonna, ragazzi, se è lento. È corazzato, ma è lentissimo. Il cannone è sempre quello. Solo che la ricarica è più lenta. La ricarica, ora ci facciamo i soldi, ragazzi, e vi spiego questa cosa. La ricarica è più lenta perché non abbiamo i membri dell'equipaggio. Questo cosa significa? Che noi adesso, appena avremo un po' di soldi, piano piano ci porteremo i membri del Churchill 1 al Churchill 7, li convertiremo. Perché li convertiamo? Perché abbiamo il servente, anche se non sarà al 100%, avrà l'abilità che lo farà ricaricare più veloce. Madonna, è lentissimo pure girare. Lì c'è un PZ38A. Sta andando a. Si è buttato nel fiume. Cerchiamo di andare a prenderlo. Ormai l'hanno fatto fuori. Ok. No, l'hanno fatto fuori, bene. Noi avanziamo dalla città. Dato che dalla città non c'è in pratica nessuno dei nostri. E i corazzati pesanti sono stati progettati, se non sbaglio, per la città. Dato che non ti potevi aspettare tutte le imboscate. E almeno con i corazzati pesanti potevi stare tranquillo. Almeno se non sbaglio. Madonna, sì, ragazzi, è troppo lento. Dobbiamo comprare i cingoli al più presto perché ha una lentezza disumana. Come vedete, non ci ha piantato l'armatura praticamente. Anche questo. Questo, però, sì. No, ci ha mangiato l'armatura. Mettiamoci di qua, dato che di qua abbiamo. Hanno fatto il cingolo. F7. F7. State. Boom. Ma l'abbiamo preso. E vaffan bagno. Ancora? Sei serio?
Oh sì, ragazzi, ci hanno circondato. Perché abbiamo perso il fianco destro. Bella partita come inizio, come prima partita. Tutta colpa, ragazzi, che abbiamo dei nostri alleati che hanno perso il fianco destro. Sì. Bene. E meno male che dobbiamo essere avvantaggiati. Quindi, ora mi faccio un rapido calcolo. Calcolatrice. Telefono. Un attimo, ragazzi. Vedo quanti frame peccato. 11. Ah. Mi sa che ho fatto un altro video, vero? Scusate un attimo. Ma perché al posto di mettere in pausa ho stoppato, bene. Allora. Non so neanche perché ho stoppato, Ma vabbè. Allora. 11.000. 12.000. Diviso 30. Diviso 60. Nel 200 ho fatto 12.000 diviso 30 diviso 60. Ok, 6 minuti. Penso che questo video possa essere tutto, dato che ora penso lo editerò e lo metterò assieme all'altro. Io vi saluto col nostro nuovo Churchill 7 che è in battaglia e il nostro vecchio Churchill 1 che è ritornato al cannoncino iniziale, quello schifoso, brutto. Anche se penso che a questo punto mi farò qualche altra partita per sbloccare questo e farò diventare Elite. Non so, magari ci rifletterò, vedrò cosa fare. Questo è il cannoncino esplosivo, vedete, penetrazione 38. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, lasciate un mi piace, iscrivervi. Io vi saluto. Scusate. Io vi saluto. Ciao a tutti.